fatto non si rende conto. Chi l'ha fatta? Io non ho fatto nemmeno la prima serie. Va bene. Ma che c'ho le tatte qui, diciamo. Sì, sì. Attenzione, si, eh. Si alleano. No, ho visto la slide di Bizzarri, no? Dai. Ho detto a lui, ma tu l'hai fatto per scherzare, insomma, c'è gente che si è incazzata. L'ho fatto io. Ok, oh, c'è. Mia, allora, io c'ho il numero 8, Che te ne porto pure se l'ho fatta te? Ma l'ho fatto io. Siamo pronti per il briefing, quando vuoi. Ci abbiamo anche il talebano. Con il nuovo sistema di appoggio camera. Scusa, guarda, no, non la ritirare. Vedi? La gara sta per iniziare, le vetture sono già sulla griglia e i piloti sono quasi pronti per la partenza. La temperatura delle gomme di quelli davanti sta crollando, soprattutto per Lando Norris. Attenzione al via, sul volume anche in macchina, amici di RTL 102.5 che ci accompagnate nel mondiale di Formula 1. Ci siamo, lasciamo le statistiche per il via del Gran Premio. Arriva la bandiera verde, i semafori, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio nostro che scatta adesso, così. Norris che cerca di infilarsi subito a proteggere la posizione, forse un contatto là dietro con l'Alfa Tauri, le due Ferrari nel traffico a imbuto a centrogruppo, con Norris che è riuscito a tenere comunque la posizione, con Gasly molto aggressivo Gasly per prendersi la posizione. Allora ruota la staccata, incrocio di traiettoria in uscita, va in trazione, protegge l'interno, chiude il sorpasso, boato clamoroso per questa azione. Già salito in 12ª posizione, straordinaria Ferrari. Arrivano sul rettilineo, è vicino, va dentro, va aggressivo e si prende col boato del pubblico una splendida posizione. Per ora la scelta della gomma gialla non paga, Marco. Avevo detto che oggi sarebbe stato aggressivissimo e lo è stato, lo ha detto via radio, ha bisogno di una partenza perfetta ed è stata la sua perfetta partenza col Ferrari che aveva fatto quello che doveva fare. In questa fase sicuramente la gomma gialla sì che ha meno graining, sarà più veloce adesso, sicuro avrà la sua chance. Di colpo, d'incanto, dicevamo un calvario perché perdeva sempre l'ultimo settore, invece si ritrova ruota, come si è trovato tante volte nel corso di questa stagione. Facendo una super rimonta. Sì, però Mark, posso dire, a superare l'Alpini in rettilinea vuol dire che ha guadagnato tanti cavalli la Ferrari con la nuova partita. Si deve inventare un sorpasso laddove non si sorpassa. Quello che hanno detto che è successo a Bottas a Monaco, quando non riuscivano a togliere la gomma. Perché è tutto millimetrico questo lavoro. Chi si gira? È Bottas che va a muro! Ulteriore colpo di scena! La rabbia di Toto Wolff! Il pugno che torna! Colpo di scena! Ecco il cedimento! Il disastro! Metteranno safety car adesso però. Nel weekend, safety car. Wow, 125 anni Mercedes. Sarà interessante, Mark, dopo la gara anche magari investigare relativo rispetto a quello che abbiamo vissuto. Non vorrei essere nei panni di Simone Galdi e Chiara Maucci che andranno a montare gli highlights di questa gara, perché viene fuori un film. Sì. Ed un documentario. Non una lights veloce, ma sono dei maghi loro, quindi ci regaleranno subito gli lights della gara in tempo reale, velocissimi e dinamici come sempre. Ci siamo! Verstappen, Leclerc, rettilineo, si potrà passare, cerca di stare molto vicino, sa che se ha una chance deve approfittarne subito per ricordargli chi è il campione. Giro d'opinione. Pensa al mondiale o pensa solo a vincere questa gara? Pensa a vincere questa gara, sicuro, 100%. Voleva rivali, è arrivato, eccolo qua, ormai guardare il distacco non serve più, è un arrivo in volata. Guarda a destra, guarda a sinistra, è attaccato. Sempre sotto,
è sempre sotto al secondo, quindi possibilità di entrare di resto. È super veloce nel dritto, è super veloce nel dritto, ma sappiamo che lui... per proteggere l'interno, concede l'esterno, in staccata, oh! Ma leggermente lungo, non è ancora finita! È attaccato, è incollato, concede l'esterno. Prende tutta la scia. Oh! Dentro! Dentro Charles! Dentro Leclerc! Tanto penalità per Lewis Hamilton, 5 secondi! Allora Leclerc al momento è secondo! Impressionante! Emozione allo stato puro questo ragazzo! Emozione! E adesso ci crede! E adesso respira l'aria del podio! Che gara! Mamma mia! Sembrava un impossibile vedere questo, adesso quello che ha davanti, quell'altro è Hamilton! E Hamilton non scappa! E Hamilton è lì! Hamilton non è lontano! Bello! Questo sound ci piace poco però. Poi ci sono i microfoni da sistemare. Attenzione, race control. Adesso si può utilizzare il DRS. Ti fa vedere nei confronti di Lando Norris. Sono qui, caro mio 19enne. Sono qui vicino. Lui che ha lottato ruota a ruota con Lewis Hamilton. La gara è qui davanti. Alla fine lo prende quando ne mancano due. Cercherà di prenderlo prima. È lì, Nico, è lì. È incredibile in questo momento, eh? È la cosa più difficile al mondo per un pilota essere in questa situazione, l'altro che arriva da dietro, non puoi permetterti il più piccolo errore. E allora vediamo, un secondo di differenza nell'ultimo passaggio, ci prova a tenere questa prima posizione, una lotta tra campioni. Adesso sì che si trova, deve mancargli pochissimo per il DRS, perché visivamente sembra che sia quasi DRS. Riesce ad allungare un po' nelle curve. E lo tsunami lì dietro, DRS, e alla Stone, arriva Verstappen, non compare ancora là dietro, tra poco compare, eccolo là, c'è ancora tre curve Lewis Hamilton, è incredibile, credo che non abbia mai vinto una gara così, tiro per Verstappen. Can we win this? Possiamo vincere? Potete vincere, ma devi andare, c'è l'ultima curva per Lewis Hamilton. C'è l'ultima curva per Lewis Hamilton in modo incredibile. In modo incredibile Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Gran Bretagna. Errore della Red Bull, ma forse poi bucavano anche loro, con Verstappen in seconda posizione, con Charles Leclerc che ringrazia e conquista, e anche la Ferrari ringrazia in modo rocambolesco il podio, il secondo podio di questa stagione con... Oddio mio! Ti ho perso! Manca poco, mi fa andare fuori anche a me! Sono andato mezzo al plafondo! Ma a me fa male le mani! Porca di girare, dove sta Claudio? Non ce la facevo più a girare. Ho perso 50 secondi. Ho detto ora mi aspetta un giro. Il mio eroe è venuto. Comunque, siccome ero solo davanti, mi annoiavo, mi sono distratto. Ora chi c'ha il casco mio, con calma me lo riportate là. Vieni. Com'è andata a cavallo questa prima gara? No, mamma mia, braccio.
Pensavo era simpatioso. Simpatioso sì. Ma fatto bene. Telecamera a me. Signori e signori, buonasera. Siamo in... Io capivo so, perché te un vaso non in pollo, lo so dove siamo, però pista, pista il geco. Dico tutto. Siamo qui per presentare i vincitori, la classifica ufficiale di questa gara 2022. Terzo classificato, Valentino! Secondo classificato! A tutti! Sbagliato. Primo classificato a sorpresa dice che non è mai montato su un carter, ma non ci credo. Marco! Vai, prego, prego la coppa. Ah, scusate. Ah, non ha registrato, scusate. Ormai. Ah, fa fa. E se volete scendere, lo so. Bravi! No, no. Bravi! La foto, la foto, la foto! La foto. Ma come si fa la foto? Mi arriva tutta la terra. Aspetta, Sembra anche più alti. Grazie. Vai! Oh, vai! Ora c'è da fare quella cosa che è un